Salve amici di YouTube, benvenuti in questo settimo episodio di Amnesia. Allora ragazzi, ho scoperto alcune cose in questo... Allora, ho scoperto che qui manca una candela, quindi credo che dobbiamo mettere una candela. Perché mi sembra strano che lì ci manchi una candela, cioè... Deve essere proprio imbecille uno a non mettere una candela lì. È dappertutto, guardate, candele dappertutto, ci sono doppie candele dappertutto. Quindi, cioè, io mi ricordo di aver visto una candela qua. Da qualche parte, vedo qui. Siccome le candele le possiamo prendere, infatti questa, vedete, gli assomiglia un casino. Vedete? Ve la zoomo. Vedete? Vedete, assomiglia tanto a quella. Quindi io direi di prenderle e portarla di là. Visto che mi sembra strano che questa candela... Poi c'ha anche un gancio, vedete? Vabbè, a parte il gancio che non esiste, vabbè. Però, infatti è surreale. Infatti, strano caso. Ah, si possono anche piegare. Quindi anche questa. Che è successo? Ah, il fuoco! Focone fuoco! Ok. Quindi questa si può piegare adesso. Si è piegato qualcosa lì. Oh mio Dio, che figata! Piggy, mi hai aperto la strada! Wow! Aspetta, voglio rifarlo. Ma va a cagare. Volevo rifar tornare tutto su. Vabbè. Leva. No. Vabbè. Si è chiusa la porta. Bene! Aiuta, mio signore! Non farmi entrare un bestione. Oh, cazzo, stiamo peggiorando. Silenzio! Non spaventare o infastidire i nuovi acquisti. Nuovi acquisti? Cioè, non devo spaventare i nuovi acquisti. Che senso c'ha, scusa? Perché i nuovi acquisti chi sarebbero, scusate? Dei cani? Ascolta papà, portati l'uovo all'orecchio, si sente il mare. No, la conchiglia, non l'uovo, idiota, bambino idiota. Perché sento un bambino? Che razza di vaffanculo, però è vero che c'erano queste lettere U che sembrano O. Che scritta di merda che avete usato, che come si chiama quel font strano? Esunat. Vedete che c'è la M, una N sembra. Esumanazione, credo. No, esunazione. Buh, è questa. Vabbè, avete capito. Cioè, non si capisce un cazzo. Cioè, le lettere sono fatte a minchia. Esumazione. Qua sembra che ci sia scritto esumazione. Invece, forse esunazione. Buh, vabbè, esumazione è questa. Questo frutto putrido, questo patchwork di pezzi. Dubito che mi troveranno, ma ti lascio questo, scarabocchiato nella penombra fetida, mentre il mio carnefice si trascina di sotto i miei compagni di prigionia. La osem, una U, una usem, ma una O, vabbè, pregiunia, si lamentano e gemono, invece di gemono, vabbè, nel crepuscolo. Aspetto solo che bussino alla mia cella e infine sarà il mio turno di cominciare il viaggio oscuro verso l'interno. Ma vattene a fanculo. Guarda, se il Piggy mi viene a cercare... Cazzo! No. Thank you.
chi è? Io non volevo rompere i coglioni a nessuno oggi. Francamente, amnesia non lo sentivo oggi nelle vene. Proprio. Proprio no. Oggi volevo fare qualcos'altro di più istruttivo. Chi è? Ma. Porco disco! Ma fatemi capire, cioè sento un picchi così a random. A meno se c'è un picchi, a meno, dico, delle vicinanze. Cioè, c'è questa musica allegra poi, cioè, proprio per allegrare tutto questo ben di Dio. E nessuno mi spiega. Io non voglio rompere i coglioni a nessuno, cioè, sono venuto qua per fare una gita scolastica. Cioè, non volevo manco spaccare i coglioni a voi. Cazzo, non volevo infastidirvi, non volevo rompervi le palle. Ogni 3 secondi c'è un rumore nuovo. Cioè, sento un bambino che piange, mi fa pena quel povero bambino. Adesso magari esce fuori, rah, così un bambino brutto. Mio Dio, no, per cortesia. Bambino, io ti vorrei salvare, ma... Cioè, ma che cazzo ci fai in un posto del genere? Non voglio guardare. Quando vedrete questo video, sarà il 24 dicembre. Dite ai miei figli che gli ho voluto bene, anche se non ne ho. Cazzo! Corri! Porca troia, scappa! Non voglio più vederlo! Ho visto Picchi! Un Picchi che cammina! Intelligente pure! (Ride)
A Natale proprio, il 24, anzi dopo la vigilia di Natale. Perché? Posso riprendere 3 secondi? Eh? Chiedo troppo se mi tento di riprendermi dal eh? Cazzo! Dopo aver visto un picchi che si muove. Questo. Tutto un attimo, lo vedevamo prima. Oh, canzoni allegre, su. Acqua nelle scarpe, sempre acqua e scintille nei tizzoni delle ruote. Troppo ossuto, è troppo ossuto, maledizione. Se la sentite la canzone epica. Troppo bello. Infatti sono in silenzio per farvi sentire sta meraviglia. Io voglio questa lampada! Voglio questa lampada su internet, la troverò, anche se costa 200 euro. Questi uomini, professore, questi cosiddetti visionari avrebbero incatenato le masse a una ruota dettata per fargliela e tutto per l'illusione del profitto, come oppio per loro. Tutti i loro folli lacchi, i sacerdoti, gli ufficiali, il governo ci vogliono tutti come porci. Ma quale soluzione, mio caro? Come rompere il cerchio? Non possiamo semplicemente privare questi sventurati nella promessa di un mondo migliore. Nel caso di lavoro negli orfanotrofi, l'unica speranza possibile è credere nel paradiso. Non dobbiamo aspettare, possiamo anticipare il paradiso, possiamo accelerare la passione con un solo piccolo sacrificio, possiamo contenere l'apocalisse. Con un solo insignificante sacrificio potremmo sciogliere le catene e condurli subito in paradiso. Guardate anche questi vetri, che fighi. Guardateli. Guardate l'effetto che danno questi vetri. Mamma mia. Cioè, io amo le cose antiche, cazzo. Sono le cose bellissime. Porca troia. Che guardate anche questo. No, e ritorniamo in un ambiente putrido. Che cazzo. Perché so che la lanterna mi dice quando c'è un mostro in giro? Mi avverte. Mi dà un Non ho paura dei pigli! Non avrò mai paura dei pigli! Vabbè. Pigli? Ho paura, pigli! Non farmi paura, ti prego! Io non ho fatto niente! Pigli? Non spegni. No, spegni sto le luci, c'è troppa corda. No, è un treno. Cioè, passa la gente così a random e boh. E strano caso è chiusa. Dov'è? Eccoti.
Ascoltami, Mendus. La mia posizione è compromessa. Dovremmo tenere contatti brevi, occasionali. E attento agli sciagurati che vivono in questo complesso. La via che cerchi è sotto i pistoni. Quando incontrerai il sabotatore, capirai tutto. Grazie! Porca troia a te. Io che mi vado... Eh? Bambini, se io guardate, bambini, se io vi becco, vi giuro. Cioè, non so se ci siamo capiti, eh. In punizione per un anno. Ve lo dico già. Perché, basta. Una lettera. Se ti chiudo. Grazie. Ogni scomparto è studiato ergonomicamente. La mangiatoia sul lato fa sì che il prodotto si posizioni in modo ottimale per consentire il contatto fra cranio e bracci stordenti. La scarica elettrica viene generata naturalmente dall'attrito dei carrelli sul nastro immagazzinata all'interno di contenitori di vetro sottovuoto ai lati dei bracci stordenti, alimentati tramite cavo di rame. Il fulmine artificiale nei contenitori sembra calmare ulteriormente il prodotto. Va bene, abbiamo capito. Grazie. In poche parole, dobbiamo andare giù. Poi questo non può manco correre, non si può nascondere, è tutto lento, guardate. Porca zozza. Torno su. Grazie. Perché devo vedere quanti minuti siamo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Dopo che ci siamo cagati sotto con un maiale che cammina tranquillamente e pascola come un bastardo, ci vediamo in un ottavo episodio. Ciao a tutti ragazzi.